Sebasti contro il Cavaliere, a Sara Montefiori delle CCR, qui accanto a me c'è Sara Cervi, che è il consigliere comunale delegato alla pubblica istruzione. L'occasione è purtroppo diversa da quella dello scorso anno, quando nella medesima circostanza ci siamo riuniti in apertura del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che purtroppo non può svolgersi in presenza, per cui si è ritenuto opportuno che ci si ritrovasse solo noi, in numero più limitato, per svolgere quello che è un adempimento previsto nel regolamento di costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, cioè che è il formale insediamento del Consiglio, diciamo così, il passaggio del testimone, in questo caso della fascia tricolore, dal sindaco uscente al nuovo sindaco eletto, quindi da Alessio Malavolti, che ringrazio per il suo impegno, la sua presenza. Con Alessio l'anno scorso ci siamo visti in tutte le occasioni, in tutte le cerimonie civili di casa, era sempre puntualmente presente, puntualmente intervenuto a nome dei ragazzi della scuola, dei ragazzi del consiglio comunale. E auguro ovviamente di buon lavoro a Sara che assume da oggi questo incarico all'interno del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e che anche lei, come è capitato a Alessio, dovrà affrontare questo impegno, questo compito, in una condizione assolutamente straordinaria, perché è evidente che non è facile fare quelle cose che normalmente si fanno in una situazione in cui le condizioni oggettive rendono di fatto impossibile il contatto fisico, il contatto sociale, anche solo la vicinanza tra persone, però è quello che cercheremo di fare, proprio con riferimento a quello che dice l'articolo 1 del regolamento. La finalità principale del Consiglio Comunale dei Ragazzi è quello di educare i ragazzi in una cittadinanza attiva e consapevole e a maturare il senso di appartenenza al proprio paese. È quello che si è cercato di fare e quello che immagino cercheremo di fare ancora insieme. Cedo la parola a Sara per inquadrare un po' quelle che sono le attività e il funzionamento del CCR. Poi dopo procediamo con il passaggio formale. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Inutile ripetere già quello che sappiamo, che ha già detto il sindaco e che ormai comunque sappiamo da mesi, che la situazione purtroppo è questa, che stiamo vivendo tutti i giorni e quindi non è facile fare qualsiasi cosa, non solo gestire un CCR, ma proprio anche le azioni della vita quotidiana, come anche voi vedete, sperimentate a scuola ogni giorno. Sono veramente diverse, veramente cambiate. Però la nostra fiducia nei vostri confronti è piena, è massima, perché comunque voi ragazzi avete, oltre la grinta, tantissime idee e tutti gli strumenti per riuscire a fare comunque, non tutto, perché purtroppo tutto non si può mai fare, però buona parte delle cose che vi proteggete. Il comune c'è, noi ci siamo, il dialogo è sempre aperto, Alessio lo può dire, anche Sara, che comunque arriva da 2 anni di incarico da vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il dialogo c'è sempre stato, abbiamo sempre cercato di darvi una mano dove si poteva. Io ringrazio Alessio perché è stato veramente sempre presente, abbiamo lavorato poco purtroppo, vista la situazione, però quel poco che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene e spero che anche per te sia stata un'esperienza tutta positiva. Niente, voi sapete che ci si dovrebbe incontrare periodicamente, come facciamo noi grandi, diciamo tra virgolette, nei nostri consigli comunali,
a cadenza periodica. L'anno scorso non è stato possibile causa restrizioni, perché dopo a febbraio è stato chiuso tutto, però insomma a questo proposito cedo la parola a Sara Montefiori, che insomma con lei dovete interfacciare per organizzare e gestire le vostre attività. Grazie a tutti. Allora, il circo sarà a disposizione per diciamo, incontrarci periodicamente, e sarete poi voi a decidere se è una volta al mese, due volte al mese, ci metteremo d'accordo, e abbiamo un gruppo contatto, ci mettiamo d'accordo lì, quando dovrete venire me lo dite, che ci organizziamo, anche perché se venite voi non posso far entrare gli altri bambini al momento, quindi dobbiamo attimo metterci d'accordo per tempo, e questo è quanto, noi siamo a disposizione. Dirigente, se vuole aggiungere qualcosa, prima di iniziare la seduta. Io intanto ringrazio tutti, ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore, il consigliere delegato, ringrazio soprattutto i ragazzi, perché in questo anno diciamo straordinario, anche l'impegno ordinario credo che sia una cosa importantissima, e vedere i ragazzi che continuano a portare avanti quelle che sono le istanze di partecipazione della cittadinanza attiva con il sindaco, con diciamo, la condivisione di quello che è anche una problematica diciamo, che riguarda un po' tutti, anche un impegno così particolare come quello di quest'anno, vedere accanto a noi anche i ragazzi in prima linea nell'impegno per contrastare diciamo, la lotta contro questa pandemia mi sembra una cosa positiva, perché la vivono in prima persona e sono coinvolti in primis a gestire proprio questa cosa. Ringrazio i ragazzi, quest'anno tra l'altro come sapete c'è l'educazione civica come nuovo insegnamento, e credo che quale migliore inizio iniziare proprio con la partecipazione a quelle che sono le attività con dei maestri che poi voglio dire il sindaco stesso ormai può dare una lezione di vita e di amministrazione pubblica e di condivisione del bene pubblico. Grazie a tutti e auguri, bocca al lupo al nuovo sindaco, e grazie al sindaco uscente. Buon lavoro ragazzi. Possiamo procedere con il passaggio delle consegne, poi Alessio e Sara, prego. Alessio vice sindaco, voi componenti del consiglio, credo che io spero, guardate, è proprio un augurio che voglio fare in questo momento, è un'occasione alla quale tengo e teniamo particolarmente. Io spero che quando saremo a maggio le condizioni ci permettano di poter celebrare degnamente la giornata dell'Europa per andare insieme a Monte Battaglia, come abbiamo fatto come abbiamo fatto in passato, e rimanere fermarsi a Monte Battaglia a Prato, dove ci accoglieranno i volontari dell'AMPI, dell'Auger, le colonne. E se potessimo, lo dico a entrambi, sarebbe l'occasione, però bisogna chiaramente fare tutto il lavoro preliminare, di collocare lungo il percorso le tabelle con riprodotti gli articoli della Costituzione che voi avete rappresentato e riprodotto, e se ci fossero le condizioni farlo precedere da una mostra dove esporre tutti i lavori che avete fatto. Comunque è un tema che vi chiedo di considerare, di valutare in vista di questa scadenza, di questo appuntamento, se le condizioni chiaramente lo permetteranno. Di questioni ce ne sono anche altre, avremo modo di confrontarci e di parlarne. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, e la parola a Sara, prego. Innanzitutto buongiorno a tutti, per me oggi è un giorno molto importante e speciale, sono entusiasta di intraprendere questo percorso e molto onorata di avere un vice come Alessio e un consiglio come quello che ho. Grazie per questa opportunità e sono sicura che insieme a questi ragazzi soddisferemo le vostre aspettative. Grazie a tutti. Bene, grazie ragazzi. Io direi che tira la faccia, non? Almeno così. Grazie.
con Sara e con Sara, con Flavio Santoni. Ci verremo tutte le volte che riterrete opportuno per le riunioni, se comunque è disponibile anche questa sala. Quindi quando volete, se poi in ogni caso valutate voi di volta in volta quando deciderete di venire e di convocarvi, lo spazio a disposizione è questo, è quello che riterrete opportuno. Grazie di nuovo.